Allora, si sono concluse, diciamo, quasi tutte le partite di Serie A, tranne due, tranne una, anzi, Bologna e Roma si affronteranno questa sera, però possiamo già dare un netto bilancio. Innanzitutto l'Inter si è tolta dall'imbarazzo che la scorsa settimana e anche questa sta avendo a causa del caso Icardi. E ha vinto 2-1 contro la Sampdoria dopo che la Samp era riuscita ad andare col pareggio grazie a Gabbiadini. Altra importante vittoria questa perché la Lazio ha perso, l'Atalanta ha perso e ovviamente la Sampdoria ha perso. Brutta batosta invece per i doriani perché adesso il quarto posto sembra molto distante. L'arrivo della Fiorentina in pompa magna potrebbe gettarla fuori anche dall'Europa League, tenendo conto che il Milan ha vinto. Nella partita di ieri c'è da ricordare, nella giornata di ieri, scusate, già da ricordare lo 0-0 scialbo tra Napoli e Torino. Il Napoli che sta adesso ha riperso punti nei confronti dell'Inter, ma che si è buttato adesso a meno 13 dalla Juventus, ovvero 4 giornate. Calendario alla mano, 24, 3, 10. In questo momento ha un mese di vantaggio la Juventus. E diciamo che, se non sbaglio, non ci sono turni infrasettimanali. Se la Juventus dovesse perdere quelle 4 giornate consecutive, rimarrebbe ancora in testa fino al 31 marzo. Quindi non diciamo che è chiuso il campionato, ma è ormai paralizzato. E ci hanno provato Insigne e compagni, ma contro il Torino diciamo che è un pareggio che non è male. Ora però il Napoli deve stare attento, secondo me, indietro perché deve chiudere immediatamente la pratica con l'Inter, perché se no si rischia davvero un casotto, nel senso che il secondo posto potrebbe perderlo e al confronto proprio dell'Inter e del Milan che è in rampa di lancio, cosa che fino a dicembre, ovvero vi dico anche la data precisa. La fine di dicembre tutti quanti dicevano: ah, arriveranno settimi, eccetera, eccetera. Mentre adesso sono i seri candidati per il quarto posto, calcolando che la Lazio in questo momento ha più giocatori in infermeria che in campo. Della giornata di ieri, che cosa abbiamo imparato? Che nulla è perduto e tutto è consentito. Perché ho detto questa frase? Perché c'è in Serie C qualcosa di abominevole. Ora io non so perché è stato fatto questa situazione del Propiacenza, ma permettetemi, fa veramente schifo. Cioè 8 contro 1, 7 contro 11, provato il documento dell'ottavo contro l'undicesimo e infine si perde 20-0 con 16 gol solo nel primo tempo da parte del Cuneo. Ragazzi, ma che cazzo stiamo facendo? Ci hanno deriso quest'estate. 24 Serie B, poi a 20, 19, 22, Ambo, Terno, Quaterna, Cinquine, alla fine 19, per poi tornare a 20, per poi essere a 22, tornate a 19, 20. Oh! Per non parlare poi dei casi che ci sono stati in estate col Cesena, con il Chievo, col Parma. Ma davvero, più i casi VAR, siamo una barzelletta, perché non fa ridere, non fa ridere, cazzo, non fa ridere, porca troia, e se mi fate incazzare, è davvero, io che non mi incazzo mai, e i tifosi della Lazio lo sanno. Vabbè, con questa parentesi calcistica è tutto, poi parleremo di Europa League. E parleremo anche dell'ultima partita, ovvero Roma-Bologna, e vedremo come andrà a finire. Dal vostro Serpippo è tutto, ciao!